Buongiorno a tutti e benvenuti a questa terza stagione del podcast di Bike for Enduro. Parliamo di bici, capo? No. No? Come mai non parliamo di bici? Vendere bici è solo una parte del nostro lavoro. E da quest'anno abbiamo deciso di cambiare e dividere un po' gli argomenti. Nel podcast, infatti, e solo nel podcast, che vi ricordo potete trovare su Spotify, su YouTube e sul nostro sito ibikeforenduro.com, da quest'anno parleremo di sostenibilità, di ambiente e di rispetto per la natura. Eh sì, è vero, ci conoscono perché siamo un negozio specializzato di e-bike per fare enduro, andare in montagna. Siamo molto settoriali e specifici, ma onestamente, prima della bici e prima di ogni qualsiasi altra cosa, la nostra passione è verso la montagna. Esatto. E ovviamente la natura. Esatto. E noi vorremmo continuare a poterla frequentare, questa natura. Sì, infatti sappiamo fare podcast, sappiamo fare video. Non vedo perché non dar voce a uno o mettere un po' di luce su uno dei più grossi problemi del nostro momento storico. In questa serie di episodi, infatti, che non sappiamo ancora quanti saranno di preciso, approfondiremo una serie di argomenti, tutti con un forte impatto sull'ambiente, sulla vita in sostanza. Sì, infatti, come sempre, anche come le scorse stagioni, saranno gli appuntamenti settimanali. Ogni lunedì, abbiamo scelto il lunedì. La novità è che cercheremo di portare approfondimenti e testimonianze con degli ospiti, quindi esperti, che parleranno e ci aiuteranno a capire tutti i vari argomenti affrontati. Tutto questo partirà da settimana prossima, quindi lunedì sera. Vi porteremo la nostra intervista con Recoop, che è un'associazione attiva contro lo spreco alimentare in Italia. Esattamente. Oggi partiamo da qui. Ho letto questo libro nel mio percorso di studi e mi sono inevitabilmente interessato al tema. Peter Singer e Jim Mason, Come mangiamo, le conseguenze etiche delle nostre scelte alimentari. Lo definirei un libro che è appunto d'inchiesta sul mercato alimentare in generale. Ci parla infatti dei maltrattamenti agli animali, dell'enorme spreco che c'è in tutta la filiera e di cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo per limitare il problema. Qui ho scoperto i freegan, i dumpster divers, ovvero quella gente, quelle persone che si buttano, per così dire, nei cassonetti nelle città o più frequentemente fuori dai supermercati per recuperare il cibo che altrimenti verrebbe buttato, non tanto perché muore di fame, ma per lanciare un segnale al mondo e far capire al mondo appunto quanto sta sprecando. Da questo libro, infatti, è nato un film firmato dal sottoscritto e dai miei colleghi universitari che saluto, girato tra Padova, Vicenza, Trento e Copenaghen, con lo scopo di dare voce a dei personaggi professionalmente attivi nel settore. Quindi, per inaugurare questa nuova stagione, vi lasciamo con questo cortometraggio che, tra l'altro, bisogna dirlo, ha girato anche dei festival in giro per tutta Europa e per il mondo anche, no? Vincitore addirittura in un caso. Addirittura vincitore. Addirittura vincitore, sì. Diteci cosa ne pensate e buona visione.
Amen. I don't think common people understand how big an issue food waste is. And you see that in the data, because about 40 or 50% of food waste actually happens in people's homes. The reason why I don't focus on that is when people waste food at home, they're literally throwing their money out the window, which is crazy and it's so irrational. And it's a major problem and demands education. But then you've got the commercial food waste. And there we see a more sinister problem where, you know, supermarkets have, for example, 500 stores in a nation. Well, if they have between 1 and 5% of food waste per product in each store spread across the nation, then the financial models means that it's okay to waste at that level. But it's not okay from a social and environmental perspective. And that's where we need to get the legislation right. Lo spreco si realizza lungo tutta la catena, a partire dalla produzione e fino ai frigoriferi delle case nostre, fino a casa nostra. E in produzione, per esempio, perché magari per mettersi al sicuro da rischi meteorologici, per dirne una, magari si coltiva più di quello che è necessario. E succedono, diciamo così, perdite si realizzano durante la fase di lavorazione dei prodotti alimentari e durante la fase di distribuzione. Ed è un discorso del tutto analogo per quanto riguarda la distribuzione, fino ad arrivare alle case nostre, in cui i frigoriferi e le nostre dispense magari si riempiono di prodotti di cui magari addirittura ci scordiamo. È un problema dei supermercati, della grande distribuzione, ma ricordiamoci che veramente la maggior parte dello spreco viene fatto a livello domestico, casalingo, ma anche perché c'è un po' timore della data di scadenza, c'è titubanza nel, non so, vedere la mela un po' bottata e allora si butta via, e forse anche proprio mancanza di informazione. So every day we got so much bread all across the West. About 16% of all bread goes to waste. You know, perfect. No problem. Every day it's like this. So dumpster diving actually is pretty simple. In a way, I call it urban harvesting for the reason that, as you've seen from the footage, a lot of this food is perfect. So in a way, I'm harvesting perfect resources in an urban environment. But people know it as dumpster diving, so we'll stick to that. And basically, instead of going into the supermarkets that I used to go to, I go round the back and to the dumpsters where they keep it. And here in Denmark, it's legal. You have access to many of them, although not all, as we've seen. Some are locked. But yeah, so you just basically go a few times a week and see what there might be. And as we saw, there's a lot of surprising finds to be had, and we only went to two stores with open dumpsters. If you went more regularly at more dumpsters, so much to be had, and that's because of that 1 to 5% of waste per product. That is quite a lot, actually, when you look at the volume they sell. Se uno va in maniera mirata nei cassonetti che ci sono davanti a un supermercato, che sa che in chiusura questi prendono le cassette di roba, e voglio dire, non stiamo parlando di che ci trovi i topi e le cose, perché sono prodotti lì da cioè, se loro vanno lì, buttano dentro, perché li ho visti anch'io fisicamente prendere e buttare tutto dentro. Allora, se tu vai in maniera metodica alle 8:30, quando sono in chiusura, a prenderti la cassettina, che secondo me è una cosa che, al di là appunto dell'impatto iniziale che può avere, è una cosa molto sensata e non è economico, per dire. Mi porto a casa quella carne che scadeva oggi, che hanno buttato via, e ho risparmiato. Lo fai proprio a livello etico, secondo me ha molto senso quello che fanno. MDF sta per Movimento per la Decrescita Felice. Non è un movimento in cui appunto c'è qualcuno che ti insegna cosa devi fare, ma cerchiamo di promuovere lo scambio di saperi, che è un po' il cuore, nel senso che noi non siamo una scuola, si chiama Movimento appunto. E non siamo un'azienda né una scuola di formazione, e quindi partiamo dal presupposto che ognuno di noi ha qualcosa da mettere in condivisione con gli altri, ed è un'associazione che ha come obiettivo quello di proporre un nuovo stile di vita, un paradigma culturale diverso da quello attuale,
e di dissociare in particolare il concetto di crescita associato alla crescita del prodotto interno lordo e quindi anche di svincolare il nostro benessere dalle dinamiche del mercato. L'universo del cibo, l'universo dell'alimentazione è ampio, no? Può essere preso affrontato da diversi punti di vista, quindi tanti sono i modi in cui la tecnologia può intervenire. Il meccanismo più importante è quello in cui le tecnologie vengono utilizzate per riorganizzare la catena di distribuzione per favorire un accesso più equo al cibo ed è quello su cui ci siamo concentrati e ci stiamo concentrando da diversi anni a questa parte. E in particolare l'obiettivo qui è quello di sostanzialmente favorire la segnalazione di eccedenze. La tendenza è quella di proporre delle cose semplici e per cui non hai la scusa da poterlo fare. E spaziano molto, cioè vanno dalla panificazione, quindi ambito cucina, come trasformo il cibo, facciamo la passata di pomodoro, facciamo il pane, le focacce, il formaggio fatto in casa. E poi c'è tutto un settore della cosmesi naturale, quindi come si possono fare i prodotti per il corpo, per l'igiene personale, e l'ambito detergenza della casa. L'importante che tu abbia in casa, sappi solo che devi avere in casa l'aceto e il bicarbonato e poi da quello fai un sacco di cose. Iniziare a vedere quello che viene definito rifiuto come risorsa. E nel nostro caso l'applicazione vede nell'ente caritatevole, nell'ente che raccoglie eccedenze, l'utente ideale. Sostanzialmente diciamo così, il processo di raccolta delle eccedenze alla base per certi versi è molto semplice, c'è un donatore che ha un eccesso di alimenti, potrebbe essere un supermercato, appunto un ristorante, e un negozio di alimentari, dall'altra parte c'è qualcuno che deve raccogliere queste eccedenze e infine c'è qualcun altro che deve essere in grado di, non deve essere in grado, c'è qualcun altro che ha bisogno di queste eccedenze. La cosa principale è che i prodotti siano biologici e biodinamici, questa è la nostra caratteristica numero uno. La caratteristica numero due è che siano vegetariane le produzioni, però in tutto questo contesto la scelta del menù all'inizio era addirittura giornaliera, no? In base alle rimanenze che avevamo del giorno prima di verdura si decideva il menù del giorno dopo. Adesso questa cosa è diventata meno sostenibile perché banalmente cambiare un menu significa cambiare la grafica, pubblicarlo nuovo, ristamparlo e quindi anche nell'ordine dello spreco della carta. Dal mio punto di vista il modo etico più sostenibile a livello ambientale e sociale di alimentarsi è scegliere i propri fornitori, scegliere il proprio negozio di fiducia, sapere cosa si sta mangiando. Will dumpster diving solve food waste? Absolutely not. Will dumpster diving solve supermarket food waste? Absolutely not. But it can open the conversation, and I've had meetings with supermarkets with my job, and they say to me, you know, behind closed doors, God, Matt, thanks so much for your work because it makes my job easier. Because when we see these photos and another dumpster full of food, we're like, God, we have to do something about this. This is not acceptable and it's embarrassing. This packet of beef probably has almost as big an impact as all of this because it has, because cows have four stomachs, they need a lot of food to convert vegetable matter into animal protein. It's about only 4% of the total feed that they get is produced into food for us. So this is why beef, luckily there's not much today, sometimes I come across much more, but this is why beef and lamb and then pork and chicken are so bad. Even though they have a smaller volume, they have a disproportionate impact on food waste from a climate and environmental perspective. At the moment, our system, it pays to waste. We have to find a system in the tax system that changes that, because otherwise we're not going to last long on this planet, because of course this is just a small place in Copenhagen. This is happening all across this city, all across this country, and it's happening all across this continent. So it's good that we start eating more plants, but what's ironic is the number of vegan products I find in the dumpster. So food waste doesn't respect, you know, if you're vegan or not, it's across the thing. But of course,
this has a tiny impact compared to this. In the food waste debate, there's something people don't understand, consumers. People don't want plastic, and I agree to an extent, but if we're going to rely on food coming from Brazil, Italy, or Spain, if we reduce all the plastic, food waste goes up. And food waste is a bigger problem for the planet than plastic, if you had to put an order. Dai, il fatto che anche che magari uno, nonostante si approvvigioni nella grande distribuzione per dei prodotti particolari, magari venga in negozietti piccolini oppure vada dal produttore, è già qualcosina, cioè non possiamo pensare che il cambiamento avvenga a livello globale, totale, però un po' alla volta il seme germoglia. So we have come a long way, but progress is very slow. So yeah, I'm hopeful, but also the environmental challenges are so extreme that we don't have that much time. And the thing is, we'll have time. It's the people who do the least in the global south who will have the biggest consequences of climate change, for example, or hunger. And so that's where the injustice lies. Dov'è il limite oltre il quale tu dici basta, ce n'è abbastanza, adesso cerchiamo di fare in modo che tutti abbiano un po' di più? E questa è la cosa un po' più, diciamo così, che a me colpisce e che è la cosa su cui dovremmo pensare un po' tutti, come cercare di cambiare le cose in maniera tale che, appunto, proprio che non si vive in un mondo di persone che nel fine settimana vanno a farsi la crociera nello spazio e di persone che invece si fanno 10 km a piedi per andarsi a prendere l'insalata. E voi ragazzi, qual è la vostra scelta? Bene, dai, fateci sapere cosa ne pensate, se vi piace anche il format. Certo. Tutto è in evoluzione e varierà nella durata, negli argomenti, tutto quanto. Però un commento, dateci un'opinione su una cosa del genere che è abbastanza impattante, penso. Direi. Continuate a seguirci. Ricordatevi, su YouTube, Spotify, Facebook, TikTok, Instagram e tutti i social che potete conoscere. E ricordatevi che settimana prossima, proprio su questo argomento, porteremo un ospite molto importante. Ciao a tutti. Ciao.